sensazione di libertà, essere trainati dal vento, mantenendo soprattutto un'altissima velocità in un totale silenzio. È un modo per poter entrare a contatto con la natura, a contatto con gli elementi. In questo tratto di mare, il Golfo di Santa Eufemia, è particolarmente bello, ma è particolarmente fortunato. Il mare è sempre blu, cristallino, calmo, lo speriamo. Una cosa favolosa che sta prendendo sempre più corpo in tutto il mondo. Sono Mirko Babini e sono il presidente della International Kiteboarding Association. Ciao, sono Luca Valentini, sono il proprietario dell'Angus Beach. Noi qua in particolar modo rappresentiamo Formula Kite, che è la disciplina che poi è stata scelta e farà il suo debutto il prossimo anno alle Olimpiadi di Parigi. Angus Beach è uno stabilimento balneare che è situato a Gizzeria. È un posto molto fortunato perché ha delle condizioni geomorfologiche che favoriscono costantemente, giornalmente, la pratica del kitesurf. Il Kite a Gizzeria è, diciamo, è un fidanzamento che è nato molti anni fa. Circa 14 anni fa, quando il kite è iniziato proprio ad ampliarsi, a essere praticato da tantissimi, il fatto che qua c'era un vento termico molto costante nel periodo estivo ha creato una comunità di gente molto brava che andava in giro, faceva le gare. Nel mondo intero ormai Gizzeria è riconosciuta come spot importantissimo per eventi di alto livello. One, go! Three, two, one, stop! L'evento che inizierà adesso è il campionato del mondo di Formula Kite, che appunto è la classe olimpica. Abbiamo fra i forse 6-7 top atleti nella top 10 mondiale. Devo dire che il livello è molto alto e quindi molto ambito questo titolo mondiale che sarà appunto assegnato alla fine della settimana qui a Gizzeria. Più di 200 atleti arrivano qui a Gizzeria, accompagnati dai loro allenatori, quindi le federazioni e le loro famiglie. Contiamo un flusso di turisti che supera la migliaia di unità. E la presenza di tutti questi atleti da ogni continente consente appunto di riportare il feedback molto positivo nella loro terra. Ormai a livello proprio europeo tantissima gente viene a Gizzeria non solo per gli eventi, ma magari organizza la propria settimana di vacanza e viene qua perché sa della certezza del vento, ci sono ottime situazioni che si possono appunto organizzare e girare per la Calabria e poi via a Gizzeria a fare kitesurf. Concludo facendo un invito a tutti quanti. Imparate il kiteboarding, è una disciplina favolosa, è un modo per vivere la natura, soprattutto successivamente a un po' tutto quello che si è vissuto negli ultimi anni. Ragazzi, a 8-9 anni potete imparare il kiteboarding, a 11 anni potete già partecipare e praticarlo a livello agonistico, perché lo fanno in tutto il mondo, e quindi non mancate, iniziate il kiteboarding che non è troppo tardi.